Ciucci, Passa Tardelli, Musiere, Antonioni, Zaccarelli, Perché più, Gianni Prelli, Perché più, Monzo, Parate, Rivera, D'Ambrosio, Lauda, Teni, Maurizio, Costanzo, ma che buongiorno, ma che mese, ma che mese. E allora, Mario, ti amo, che bellezza, chi va, ci giuro, per migliore, per bellezza, che bellezza, ci giuro, se non lì, che bellezza, che bellezza, stringa, che bellezza. Vorrei vedere tanti perugini in questa piazza a difendere la nostra storia affinché sia anche il nostro futuro, perché la Perugina non è solo un'azienda, la Perugina è una città intera. La vita delle imprese e il gruppo Nestlé è una impresa avida di denaro che lo prende da questo territorio e lo porta in altri luoghi. Sia chiaro che dopo questa piazza noi andremo a trovarlo, signor Doglie, signor Povier in Svizzera o dove sono, perché diciamo... Grazie a un popolo, grazie a un mondo che è quello del lavoro, siamo partiti. Perché come sappiamo tutti, un sistema infrastrutturale che funziona rende le nostre aziende dei territori più competitivi. Quindi anche questa è la presenza di ciascuno, speriamo che sarà una risoluzione. Io difendo la Perugina, poi piano piano nei vari giorni questo hashtag, questo movimento si è andato a trasformare. Filippo Ciavaglia, segretario provinciale della CGIL, un primo bilancio della manifestazione di oggi, 7 ottobre 2017. Sicuramente il primo bilancio è che questa piazza ha risposto all'appello che la Perugina ha lanciato insieme a tutte le RS del territorio della provincia di Perugia e della provincia di Terni, per dire che noi vogliamo un lavoro dignitoso, ben retribuito e andare in controtendenza rispetto a quello che sta succedendo nella nostra regione. Il secondo punto sicuramente che viene da questa piazza è che i lavoratori e le lavoratrici sono pronti alla lotta rispetto al fatto che questa condizione sociale ed economica non è più sopportabile.